Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare Va Ora in Onda, una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta alla sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciShub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin Frankfurt Roma, CET, set, senza European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com, gianluca@saius.com e luca@saius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! E buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori e soprattutto web tv spettatori. Finalmente in diretta alle ore 22, 4 minuti primi, CET, Central European Time, sì, perché siamo appunto con l'ora italiana. E allora diamo un saluto a tutti i nostri cari amici connazionali che ci ascoltano dall'estero, da tutta Europa e anche al di là di confine, e quindi anche al di là degli oceani, e quindi dall'America, dall'Asia, da dove essi siano, e diamo anche da un calorissimo... da Marte, grazie Luca, un calorissimo benvenuto naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano sempre da territorio italiano nazionale. Caro Luca, abbiamo vinto sabato sera,
Potrei dire Già. inaspettatamente, o anche no, No, dai, poi vabbè, dai, dipende. inaspettatamente no, però dai, No, bella ce lo partita. aspettavamo. Comunque, complimenti agli inglesi perché hanno giocato veramente bene, come al solito, lottando su ogni pallone fino all'ultimo e dimostrando veramente grande carattere e qualità tecnica di gioco, perché mi sono piaciuti davvero molto. Meritavano, Ma in sai che effetti, un già pareggio. sentirti parlare di calcio mi fa un po' specie, perché io per me Gian sta Sì, il beh, calcio mai parlato di calcio. Gian sta il calcio come il McDonald's alla salute, capito? Un po' la stessa cosa, cioè Alla faccio mia fatica a dieta. vederli nella stessa frase. Sì, Comunque. infatti. Vabbè, però ho voluto fare questa cosa un po'. E questo che state ascoltando è il solito Luca. Ciao Luca, buonasera a te. Allora, ben Ciao. ritrovati, quindi, dopo le mie Grazie caro, assenze continue. ben ritrovato tu che sei stato tra l'altro in terra inglese, mi risulta dalle pagine, Io dalla tua sempre pagina assente. Facebook. Esatto, e ti sei detto alla Volevo pasta dire. gioia qualche... Dimmi, dimmi. No, 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 scusa, no, volevo dire, invece io della tua pagina Facebook, è bello perché noi comunichiamo tramite Facebook, cari amici web TV spettatori, e non abbiamo più questo contatto Comunichiamo umano che abbiamo perso. indirettamente tramite Indirettamente. Facebook. E caro Luca, ben ritornato anche tu con i piedi per terra, perché ho visto praticamente che ti sei lanciato delle foto che ho visto su Facebook È ad stato alta quota, quindi ci racconterai più che questa esperienza che c'è lanciato, stata. esatto, ne parlavamo tra l'altro con Saius e con gli ospiti della chat, ospiti, insomma, i nostri ascoltatori A della proposito, chat, c'è la lunedì chat. scorso, esatto, lunedì scorso, perché infatti c'era Marco, c'era chi altro c'era? Ah, Saius, Clara, ti esatto. saluto il mio caro amico Mark, grazie sempre per supportarci. No, esattamente, e parlavamo proprio di questo, no? Durante, sul finale della trasmissione, che io mi sarei dovuto buttare sabato scorso, appunto l'altro ieri, e più che Si è buttare, buttato, si è buttato. precipitare da 4.300 metri altezza, Però così, col paracadute, un'esperienza nuova, bellissima, questo cioè, è da dire, assolutamente. ma lo sai che era una delle cose che mi sarebbe sempre piaciuto fare tanto, quindi dopo in Ma diretta guarda ci che... racconterai com'è Esatto, stato. sarebbe piaciuto fare tanto, alla fine sei ancora in tempo, non sei un vecchietto, cioè non stai ancora insomma, nel pieno dell'età, credo. Quindi non sei un Saiuz, ecco, quindi Ah, ma vabbè. c'è anche Saius tra di noi a proposito, Cioè, ciao, raga, dimenticavo. io no, volevo chiedere scusa a tutti i nostri web TV ascoltatori che stanno guardando Gianluca che arriva con un'immagine indecente, perché si è messa anche la Ma guarda cravatta che stasera e non si vede no, no, l'ha quasi. fatta apposta, la fa apposta Gian per arrivare così, perché così non ha scuse, capisci? Cioè, anzi, ha la scusa per dire che non viene bene in video, è colpa del video, non è colpa tua, Ah, è giusto sempre Gian? colpa del video, sì. Ma Del sì, proprio adesso video! che sto calando, caro Luca, che Signor questa mia strategia Gianluca, ma tanto sa che fortuna non ce l'hai. cos'è lei? Cosa si è Oh, messo, signor carissima. Gianluca? Signora Dalgisa, carissima, come Oh, sta? buonasera a È tutti andata quanti, un bene il abbraccio padrone? cordiale. Salve. Caro È la mia Saius. impressione, ma il tono di Saius o Adalgiso, chi volete voi, è sempre più alto del nostro. È una cosa, guarda, tutte le volte mi abbassa i decibel, Saius, per l'amor del cielo, della rete anche, no, vabbè. Gentilmente, sì, perché sennò poi noi siamo quelli che così, insomma. E allora, cari amici, web nostri amici, caro Luca, poi ti racconterò anche dell'esperienza londinese, come sempre ci ho lasciato il cuore, perché splendida Londra e anche i feedback che ho avuto dagli amici, che hanno visto anche le foto, naturalmente vedo sempre che tutti amano questa città, ci sarà un motivo, non sono l'unico. E Bellissima, me esatto. davvero, e anche dei vari contatti, io spero che qualche amico dall'Inghilterra, caro Luca, anche della BBC ci stia guardando. Non svelerò il segreto dei nostri, sai Al che io massimo, lavoro sempre nel Scotland Yard, al massimo, proprio se vogliamo. perché dopo avergli parlato di Saiuz si sono messi nelle nostre tracce. E quindi volevo dire, appunto, volevo salutare un po' tutti. E dopo, vabbè, Luca, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo presentare Saiuz? Gli dobbiamo dare la parola più di quello che abbiamo fatto? Dobbiamo No, dare, basta così, insomma, ho già questa parlato forma. troppo io, basta. Esatto. Dobbiamo dare un'immagine a questa forma non indecente, ma perlomeno informe, questa forma informe, al di là del vetro, della regia, giusto, Luca? Di là ti vedo, Saius, dalla Esatto. coltre di fumo. Lì Aspetta, c'è il aspetta, aspetta, microfono. aspetta. Eccola. Cari ragazzi, pubblicità
pubblicità, regresso con Saiut su www.saiutwebnetwork.it. Possiamo andare con il primo brano, caro Saiut, o cosa dici? Teniamo duro fino alle 11 di questa sera. Allora, caro Luca, vorrei magari dire anche, si vede che sono tornato perché non avevo spazio di intromissione minima, lasciatemi sfogare dopo la mia assenza. Vogliamo ricordare anche gli amici che ci trovano come sempre nella chat, vanno nel sito www.saiutwebnetwork.it e lì troverete appunto tutto quello che adesso il caro Luca o Saius vi spiegherà. Ho colto il contropiede, ai noi, chi sarà mai? Saius ad Agiso o Luca? Ho qui la sfera magica, ho qui i numeri, chi verrà fuori? Chi parlerà tra voi? Tira il fogliettino, dai, tira il fogliettino. Benissimo. Dice ad Agiso. Allora prendo io la parola, prendo io la parola. Gianluca, è sempre, sempre più indecente la tua immagine, te lo dico subito, perché insomma, è una cosa proprio lo vedo. Vergognosa. Comunque sei bello ugualmente, insomma, è detto dal vecchio Saius, dal vecchio saggio Saius, insomma, è tutto di... Scusa Gian, scusa, ma non ho capito una cosa, è Saius che scusa perché il video arriva così? Ah, è proprio lui che arriva così, è fatto proprio così lui. Ah, ecco, pensavo fosse il video che arrivasse male, invece è lui, fantastico, scusate. Allora, ma sono così bello io. Le tue parole, io tu sei bello, papà. Allora. Stai buono, papà. No, volevo invogliare i nostri amici che ci stanno ascoltando sulla web radio di attivare il player della web TV, perché così possono vedere non solo l'immagine indecente di Gianluca, la mia bellissima immagine, ma anche una bella foto che ho messo di Luca, che è lì che vola, esatto, insomma, tra le nuvole, insomma, come si suol dire, arriva alle 11 e già c'ha la testa tra le nuvole, insomma. Esatto. Allora, chi va, chi non va, la chat, chi sta controllando la chat? Benissimo, c'è qualcuno che controlla la chattate. Allora, ho capito che voi state facendo un bel casino. Allora, prima di mandare un brano volevo giustamente ricordare la chat e salutare innanzitutto Marco, che si è commesso anche oggi. Anche... pensaci tu. Sì, però io non posso so, tutte le volte. O se sto le pastiglie che lui mi chiede, lo sai, Luca, ho detto stagli appresso quest'uomo. Io te l'ho detto. Lo sai che mischia l'alcol con è le vecchio, pastiglie. È vecchio, non capisce. No, hai i suoi problemi, non lo so. Infatti salutiamo quindi Marco che anche quest'oggi è con noi e innanzitutto mi fai complimenti perché sono Marco, sopravvissuto. La sua prima frase è stata Luca sei vivo, e già questo è qualcosa. Effettivamente no, cioè, quindi Marco tranquillo, so che questa sera ti tedierò poco, non troppo, relativamente a quanto fatto sabato scorso, che comunque è stata veramente una bella bella esperienza che consiglio a tutti. Sulla chat ci racconterai, spero. Certamente. Ci racconterai, ti dirai le sensazioni di partire così alto. Vabbè, volevo interromperti, ci sono riuscito. Ti è mancato Saius in questo periodo. Faccio le veci. Ti perdoniamo, però ti devi riprendere. Quindi io ti invito, Gian, a mandare il primo brano di questa sera, così iniziamo un pochino a sentire un po' di musica, che è quello che ci piace fare poi. Esatto, il primo brano che andrà in onda questa sera, che poi appunto adesso vi dirò, prima di mandare il primo brano però, caro Luca, permettimi che noi ascoltiamo sempre il grande e mitico Saiut, ma volevo ringraziarlo innanzitutto per tutto il lavoro che fa qui dietro le quinte, sistemiamo anche la cravatta perché cosa è istituzionale, e allora dobbiamo dire, caro Saiut, grazie per quello che fai, nonostante la mia assenza. Preche. È un piacere fare questa cosa con te, quinto. Voi lo sapete che la cosa non è facile, è quinto. E allora volevo ringraziare Saius e soprattutto ringraziarlo come sempre per le belle parole di affetto e stima che ha nei miei confronti, che prima l'abbiamo un po' così gigionato, va bene così, non lo so, mi è venuto un termine qua, non ho filtri questa sera, e quindi volevo ringraziarlo sempre per l'affetto che dimostra nei miei confronti. Grazie Saius, un abbraccio a te e un saluto al caro mio amico Marco, che ringrazio sempre. Chiamatemi Gigione, sarò il vostro Gigione, Saius. Il Gigione. Chi è il più Gigione tra di noi, tra me e Saius? Gli avevo superato, ma adesso mi sto rimettendo in sesto. E allora dicevo, grazie Marco per la sua presenza, appunto, anche quando non ci sono io. Mi fa piacere e lo ringrazio per supportare anche voi
caro Luca e appunto Saius, perché è importante, come sappiamo, avere anche gli amici che ci seguono e che ci scrivono, soprattutto in chat, perché danno sempre spunto anche a noi di andare avanti, specie in serate come queste, non piovose, ma tediose, in cui non abbiamo ospite. Perché, caro Luca, tu che sei l'irresponsabile Disorganizzativo. disorganizzativo del network, perché non abbiamo ospiti? L'ho Perché lo minacciato, scopriremo. ieri l'ho minacciato. Anch'io lo minaccio adesso, e lo scopriremo dopo Il il brano che brano. andremo ad ascoltare. Caro Saius, so che io ti ringrazio, hai selezionato questo gruppo, andiamo ad ascoltarlo come sempre, una della mission, ti piace Luca, del network, perché ci stessi ascoltando per la prima volta, e ormai alle 22:15 se n'è anche andato, e lo salutiamo, è anche quella di mandare in onda, appunto, di mandare in onda appunto questi gruppi che fanno parte diciamo così, caro Luca, non della SIAE, quindi non cosa sto dicendo? Di catene di ristorazione, non lo so, ti aiutami, provando a vedere che sto tergiversando perché sono distratto anche qui da altre presenze così astrali. Allora, stavo dicendo, la nostra prerogativa è quella di mandare in onda appunto brani di gruppi non conosciuti, sconosciuti alle masse, perché appunto non divulgati tramite i famosi, tramite i canonici canali di massa. E allora Saius, in questo caso, ha scovato questo gruppo che vi consigliamo. Loro non ci hanno contattato, non ci chiedono nulla, però siamo noi a mandarli in onda. Scovati come sempre da dove Saius? Giamendo.com oppure da altri siti, dove c'è licenza Creative Commons per poterli mandare in onda. Quindi anche questa è una cosa bella che fa il network nella persona di Saius, di dare spazio davvero a tutti, anche senza chiedercelo. Quindi anche voi, se magari avete un gruppo o fate parte di una band e volete partecipare, ospiti, venitevi, e volete partecipare come ospiti. E praticamente da noi potete contattarci alla casella di posta elettronica di luca@saius.com e andiamo ad Tanto ascoltare, non vi caro risponderà Saius. Luca. Ti prego, Saius, leggi tu il nome del gruppo. No, è troppo difficile. Ma guarda che è più semplice di quello che Allora, appai, eh. no, è più semplice, è perché è scritto tutto attaccato. Anzi, tu, caro Saius, hai vissuto quel periodo di sex and drugs and rock and roll, quindi sesso, droga, rock and roll. Ma non è Non so mai perché uscito, stasera però. siamo così volgari o di bassa lega, di solito siamo più elevati anche, diciamo, già esordito con il calcio, che in effetti, come dicevi, è come vedere Madonna. Vabbè, abbiamo fatto pubblicità. Vai Luca col brano, che Gianluca si è E perso. allora, The Histon Helices, Sex, Drugs and Rock and Roll. E vai col brano, che è sempre qui con tutti noi.
E ritorniamo in diretta qui provvisoriamente, i due compari più uno, siamo su Saius Web Network e siamo giunti all'11ª puntata dall'inizio della stagione. Non ho ancora salutato appieno, a modo mio, tutti gli ascoltatori, un po' perché è tornato Gian e come di consueto ha preso la parola, ha preso la scena, poi ovviamente Saius si è messo di mezzo e non ho avuto veramente modo per dedicare e comunque comunicare tutto il mio affetto nei vostri confronti. E abbiamo appena ascoltato un bel brano Sex, Drugs and Rock and Roll di questo gruppo che si chiama The Histone Analysis, anche questi pescati dal Mare Magnum di Giamendo, notevoli sul serio. Questa sera sai chissà cos'altro avrai selezionato, sezionato come detto prima, ma vabbè. E tornando quindi allo scenario musicale, il nostro Gian voleva raccontarci, ma adesso rientrerà in diretta. Ah, eccolo qua. E tra l'altro sei tornato con una qualità video decisamente migliorata, incredibile questa cosa. No, porca. No, penso di no. Appena hai parlato. Colpa mia te l'ho lanciata, questa è colpa mia. Va bene, non lo faccio più. No, ci stavi raccontando già appunto questa tua esperienza, l'ennesima, di la verità, in questo bellissimo paese, anzi in questa bellissima città. Poi non so se hai girato a modo, a pieno, a Londra, giusto? Sì, beh, l'ennesima, purtroppo era anche 5 anni che non ci andavo, quindi l'ennesima sarà la terza o quarta volta che vado e come sempre è un'esperienza unica e fantastica per me. Mi senti, Luca? Ti sento benissimo. Grazie, no, era solo per il confermo, perché se devo fare un soliloquio, monologo, almeno sappia, visto che la linea è quella. No, naturalmente per me ci sono delle, come si può dire, delle affinità con questa città, innanzitutto, e dico innanzitutto, porca miseria, è che non ho voce, sennò ti farei Totò, porca miseria, dicevo, per dice per quinci, che praticamente ci sono delle affinità filologiche, filoculturali, no? In quanto, intanto mi piace la lingua inglese, come tu ben sai, e non ti faccio la parlata, caro e fermati qui, esatto, e fermati qui, infatti. Io me lo aspettavo, io me lo aspettavo. Il cane che abbaia, vero? Non riesco a farlo, sono senza voce, quando mi tornerà mi farò anche quello. Però un saluto in inglese me lo fai fare, Luca, vero? Alla fine no. Ok, grazie. Piccolo, come sono io, il picchino giallucchino. Esatto. Caro Saius, con le tue battute rido per settimane intere, quando sono giù mi tiro su pensando a Saius. Sempre pubblicità. Cavolo, mi preoccupa. L'ho messo male, vero Luca? C'è qualcosa che non va in tutto questo? No, è saltato un fusibile. E quindi faccio i saluti, perché qua ho il pubblico qua di sala, anche faremo presto dallo studio. Ciao 2. Pubblico di sala. Dopo, se il pubblico si farà vedere, sarà. No, approfittene adesso perché arriva bene l'immagine. Arriva bene l'immagine, no, invece mi sa che non vuole farci vedere adesso, ne approfitterà quando l'immagine arriva male. Oppure il pubblico si farà vedere, naturalmente, prossimamente, esatto. Anzi, ci racconterà anche delle cose che fa il pubblico, nel senso delle attività anche musicali. Tornando a Londra, che magari non vogliamo tediare i nostri cari amici web, quei due che sono rimasti a parte noi, ad ascoltarci. Ah, saluto anche Clara che ci sta seguendo, che tra l'altro è stata poco fa. Ciao Clara! Ecco, che stiamo facendo questo spettacolo a Resana, è entrata finalmente, ufficialmente, a pieno titolo anche lei in questo entourage, in questo progetto di questo musical di cui sto facendo la regia. Anzi, grazie a lei che saluto e ringrazio sempre per il supporto e l'apporto veramente fondamentale, e stiamo andando avanti con questa cosa. E naturalmente salutiamo Clara, perché è una delle nostre anche web video TV spettatrici, come Marco anche assidue, e anche Walter, spero ci. Infatti lunedì scorso Clara, esatto, anche lunedì scorso Clara è stata partecipe per tutta la trasmissione, è stata veramente molto carina e ci ha fatto veramente anche delle belle più che domande, anche perché c'era poco da domandare a me Saius, più che altro commenti. Esatto, più che altro commenti, più che no, beh, scherzo a parte, no, è stata veramente molto carina insieme a Marti, è stato un bello scambio di battute. Bello scambio di battute, soprattutto quando hanno saputo che io mi sei dovuto lanciare, e adesso magari ti racconterò qualcosa. A proposito, no, giusto? Infatti, devi sapere che questa. Scusami, che mi è arrivata male la tua voce. Sì, meglio.
No, non è proprio che vado, è così. No, la voce non l'ho persa a Londra, l'ho persa prima. No, quindi molto semplicemente, quindi mi voglio agganciare a questa cosa, così ci togliamo subito il dente, no? Sabato scorso, come hai visto su Facebook. Dobbiamo toglierci il dente. Come ti è venuta questa? No, perché so già che mi farei domande, l'ho detto, ti racconto tutto io, così. No, sabato scorso siamo andati in quel di Molinella, vicino a Bologna, eravamo io, la mia ragazza e due nostre amiche. E... Scusa, mi sembrava tipo Minà, eravamo io, ci rimane. C'è un tedesco, un francese e un inglese. No, questo è Saius, non è... Esatto. Questo è... No, e quindi... Un inglese, fino... un... Avevamo programmato questo lancio già da un paio di settimane, però in questi giorni, anzi negli ultimi giorni, non so dalle vostre parti, qui in Emilia c'è stato un cataclisma pazzesco, pioggia di rotto, quindi sembrava che il lancio dovesse saltare. Il lancio dovesse saltare, sono un po' male. Comunque, che il lancio non si dovesse fare. Oh, ma guarda un po'. È passato più lo spettatore. È il primo pubblico dal vivo che abbiamo nello studio 2. Spettatori, Luca, non volevamo interromperti. È perché sai, ho le tribune laterali qui che mi stanno seguendo, quindi passano ogni tanto da tribuna all'altra. Senti, ma lei fa anche... per il passaggio dietro la camera. Ma lei fa anche quegli effetti di polarizzata di sottofondo, sai, quelle che fanno nelle sitcom? Sì, no? Gli applausi. Gli applausi, sai, quelle cose. Ecco qua. Oppure la faccia quelli stupita. Che dovrebbe fare Saius. Quelli che dovrebbe fare Saius anche... dalla regia. Ecco. Clappata. Ecco, è un cavallo. No, figlio cavallo. Giovino, è il cavallo che le clappate. Comunque, Luca, stavi raccontando? Esatto, andando noi, quindi ci siamo trovati. Io ho iniziato con Londra, poi siamo interrotti due resisti con la tua, non riusciamo a raccontare nulla, così mi piace. Esatto, è già passata mezz'ora, incredibile, guarda, è già passata mezz'ora, abbiamo fatto la trasmissione, andiamo a casa, siamo già a casa, no, scherzo. Allo studio 2. Studio nostro. No, quindi molto semplicemente è venuto giù una bomba d'acqua, come piace una, una bomba d'acqua, e di conseguenza sembrava non dovessimo più lanciarci, invece no, invece sabato mattina c'era un sole che spaccava le pietre, e quindi un po' contenti, un po' malincuore, non si, eravamo un po', avevamo questi sentimenti contrastanti. Ci siamo diretti in quel di Molinella, Bologna, e ci siamo, dopo averci fatto spiegare, cioè, hanno fatto questo corso, no, per spiegarci a modo come funziona il lancio, che è durato ben credo 30 secondi, mi hanno solo detto: metti la testa qui, bello, le braccia lì e le gambe qua. Ah, perfetto, facile. Questo è quello che mi hanno detto. E poi neanche tutto, alcune cose me l'ha detto quando eravamo sull'aereo, ci stavo per lanciare, mi ha detto, l'istruttore mi ha detto: ah, ti ho spiegato come devi tenere poi il braccio quando ti lanci? Io veramente no, quindi c'è proprio le cose. No, comunque è stato veramente bello. Poi considera che questo è uno di quei casi in cui tu cosa fai? Essendo il maschio, l'uomo di turno, dici: ragazzi, mi butto prima io. Peccato, il fatto ha voluto che quando no, guarda, fida, è meglio buttarsi per primi, perché se vedi gli altri buttarsi non lo fai più, poi non ti butti più. No, perché è una cosa, guarda, che è il momento più brutto in assoluto, è quando vedi gli altri buttarsi, che mettono neanche un piede fuori e sono spariti. Oh, cazzo, non ci sono più. No, e quindi il fatto ha voluto che, insomma, quando ci siamo seduti sull'aereo, già avevo capito, visto che comunque era l'abitacolo era molto piccolo, che per questioni pratiche io mi sarei dovuto buttare per quarto, quinto, poi mi sono buttato per quarto. Ci siamo buttati l'istruttore per quarto, abbiamo fatto anche un video che forse vedremo se pubblicare o no, perché è veramente pubblica. Tante foto, tutte in HD, quindi si vede tutte le smorfie possibili immaginabili del sottoscritto. No, però no, ci siamo veramente divertiti, ed è un'esperienza secondo me unica, questa caduta libera a circa 60 secondi ti posso assicurare che sono una cosa che non ha veramente, faccio fatica anche a trasmettere l'emozione che si prova in questo momento veramente di piena libertà, no? E però dai, notevole sul serio. E dal punto di vista della paura posso tranquillizzarti, Gian, che in realtà la paura fino a un certo punto, perché comunque sei agganciato a un istruttore che ha fatto a sulle spalle 5, 6, 7 mila lanci, quindi insomma
il mio ragionamento è stato caspita, proprio oggi deve, no? Proprio oggi deve andare sotto qualcosa, hanno fatti 7.000, no? Voglio dire, 5.000 lanci, neanche, sì, neanche no, tutte le volte che mi connetto io nella mia vita col computer faccio 5.000 connessioni. No, ma infatti, cioè, per farti capire... Esatto, fatti capire comunque la tranquillità dell'operazione. E no, quindi come paura neanche tantissima, anche perché, non so se ti ricordi, io già ho fatto l'anno scorso questa esperienza col bungee jumping, che è tutta un'altra storia, dove ti lanci con un elastico e basta da solo, e da tanto Jesolo, circa 70 metri, quella volta... No, ah, beh, quella... quando sei venuto qui... Esatto. Quando sei venuto qui, qui al nord... Sopra il po', sopra il po', no, quindi anche lì sopra il po', esatto. Ma quindi posso assicurare che come paura tra le due ti posso assicurare che il bungee jumping, per quanto duri un secondo e mezzo credo, è stata terrificante con tutto il paracadute, che invece il paracadutismo, che è stato, che è un'esperienza eccezionale, che guarda, viene anche voglia di rifare, perché è veramente notevole, notevole sul serio. Quindi insomma, questo in maniera un po' stringata è stata questa esperienza veramente un po' fuori dalle righe che ho fatto sabato, che abbiamo fatto sabato scorso, notevole sul serio, giusto? Io sono interessato perché erano tra i vari così, così curiosità che ho nella vita di fare, perché mi dà l'idea appunto di questa sensazione di libertà, ma soprattutto il fatto anche di adrenalinico sì, notevole. Sì. Adrenalinico, stupore, già il fatto di volare e vedere la terra dall'alto, che è sempre una cosa stupenda, specie se sono zone che conosci, no? Per me poi particolarmente, perché vedi le cose, e poi lanciarsi nel vuoto deve essere una cosa che poi arrivi a quanto? 200 e rotti chilometri all'ora, mi pare, eh sì, no? Circa anche 200 km orari, quindi più o meno quella è la velocità. Esatto. Poi non l'ho misurato anche perché 4 km esatto, no, ci siamo, perché 4 km d'altezza lo fai in 30 secondi e sono 200 e rotti chilometri orari, meno di un minuto, sì. E quindi anche avere la sensazione com'è, Luca, del vuoto, di lanciarsi là, il realtà... vento, quindi, che ti... Ma in realtà, guarda, io la sensazione l'ho già provata simile, esatto, simile, la sensazione del vuoto col bungee jumping, però qui ovviamente è continuativa, quindi ti abitui, e quindi infatti sembra che all'inizio sembra che vai fortissimo, poi alla fine quasi ti stabilizzi, no? In realtà la tua testa si è abituata insomma, a questo senso, no, di vuoto. E veramente, beh, a parte il vento in faccia, che hai quelle immagini, adesso nel mio caso io sono abbastanza magro, ma ti posso assicurare che una persona abbastanza grande si vede veramente... Le foto deformato. Esattamente, che tipo, tipo effetto cane con la testa fuori al finestrino in autostrada. Cioè che, Gianluca, questo è l'effetto che faresti. Sì, io farei, io con tutto, mi va tutto dietro poi. Con i capelli. Esatto, coperta. Esatto, esatto, mi domandavo perché nella foto che ho visto la tua in Facebook mi ha fatto veramente molto piacere poi. Non perché ho messo mi piace, mi fa piacere, però ci fa piacere. mi chiedevo con le maniche corte, tra l'altro, con gli occhialetti, con la faccia tutta che andava. Ma poi buttati a 4.000 metri, come se fossi a Jesolo, mi chiedo. Non ho capito. Un moscerino, se sei in moto in autostrada ti metti coperto, che sarebbe un moscerino, ma come ti sei lanciato senza un minimo di protezione? Dici no, no, guarda che, ma guarda, anche l'istruttore, se guardi, se vedi la foto, cioè l'unica di noi che era stata un pochino imbragata con una tuta che sembrava un metalmeccanico era una nostra amica, perché non aveva una maglietta a maniche corte, ma ti posso assicurare che il clima lo permette, non c'è veramente freddo, ecco, si sta bene. Ma anche pensavo, ma anche l'impatto dell'aria, no, io ma guarda che in quel momento in quel momento ti posso assicurare che all'aria neanche ci pensi quando sei l'impatto, no, cioè il freddo non è proprio che ci devi pensare. Non è che ci devi pensare per pensarci, proprio che fisicamente ti fa penso, dopo le senti gli effetti, come l'hai il giorno che stai in spiaggia sotto il sole, poi, tu non esatto. Pensi che il sole scotta, e la sera poi che non dormi per le bruciature. Sono giovane, quindi. No, quindi per quello che riguarda invece, cioè, poi l'apertura del paracadute è una cosa molto... No, quella invece, ti dico, pensavo che lo sbalzo fosse peggiore, invece esatto. È sopportabile. Sì.
perché comunque c'è una bella frenata, una bella frenata. E quindi il dottore mi ha fatto anche manovrare il paracadute, quindi mi ha fatto veramente girare. No, è stato molto piacevole. Guarda, sai, comunque rimane quei 5-6 minuti in volo col paracadute aperto, quindi insomma è piacevole, via. E mi ha fatto virare destra a sinistra, mi ha fatto provare anche emozioni particolari, perché praticamente se tu provavi a fare una certa azione, no, con questi ganci, e a un certo punto ti sembrava quasi di fermarti in aria, era una cosa pazzesca, perché mentre andava a gonfiare il paracadute stesso. Sì, esattamente come vediamo nei video, poi, no? Quindi per quello ti chiedevo, perché sono le stesse cose che vediamo nei video, quando dicevi prima che uno si lancia, a parte l'impatto iniziale, poi c'è comunque l'abitudine, no? Ti stabilizzi, ti sembra che quasi non scendi più, ed è quella la sensazione che danno quando vedi i video girati dei lanci, no? Che all'inizio giù a picco, no? E poi a un certo punto si stabilizza, e poi la frenata, che pare che dondolino fermandosi anche per nell'aria, no? Restando tipo appesi come un dondolo. Esatto, quindi esatto, è proprio così, insomma. Esatto, è particolare, però ovvio, sei sempre in mano a degli istruttori che sanno come si muove il vento, sanno come gestirsi. Quindi... non c'era Saius dietro di te, insomma, va? Cioè, diciamo che... No. Io ho tremato. 30 secondi rondo. Ah, non è quello. 30 secondi rondo. Saius a quell'altezza inizia a fumarsi un sigaro. No, quindi... sì, esatto, ma quel whisky. La mia ragazza... Esattamente, la mia ragazza, il genio di turno, cosa ha fatto? Ha perso sia gli occhialini che ci danno loro, sia gli occhiali da vista, ha perso tutto praticamente. Ma si è buttata anche la tua ragazza allora? Siamo buttati tutti. Ci facciamo i fatti tuoi, insomma. No, vabbè, giusto. Eravamo tutti e quattro. Non l'avevo capito. No, è che non avevo capito che fosse anche l'amorosa di Luca. Anche il pilota si è buttato, l'aereo è precipitato. L'aereo si è schiantato. Che bella giornata. Che bello, no? Vabbè, che bello. Sentite, giovani, 40 minuti abbiamo ascoltato solo un brano, io ve lo dico, voi fate voi. No, aspetta, che non abbiamo finito le domande, perché l'ospite della serata è Luca. Ma aspetta, mandiamo un brano e poi continuiamo. Il brano di sempre. Posso fare il racconto di Londra? Dopo c'è il racconto di Londra, che io ho finito. Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose. No, volevo chiederti, Luca, e l'atterraggio poi, il planaggio, il vero e proprio poi tocco a terra, com'è? Allora, considera che quelli professionisti, cioè gli istruttori, quando atterrano in piedi e un po' corrono, no? Perché devono comunque, l'impatto è abbastanza veloce. Presente sempre dai video. Esatto, nel caso del paracadutismo in tandem invece è tutt'altro, e va proprio ti adagi lentamente. E col culo, col sedere, è proprio, infatti ti dice alza le gambe, poi a un certo punto tutte e due, sia tu sia l'istruttore, alzate le gambe in modo da atterrare col fondo schiena in maniera comunque molto molto delicata. Non ho mai sentito parlare di cocci girotti o altro, quindi... certo. No, anche perché ovviamente avendo una persona come passeggero, diciamo così, davanti, ovvio che devono arrivare in maniera diversa. No, non si può atterrare in piedi, perché sennò si rischia di cadere, insomma, di scivolare. Certo, però sai, Luca, la cosa che volevo dire anche prima, no? È interessante, le mie elucubrazioni mentali, i soliti ragionamenti un po' così, è che è veramente affascinante tutto ciò, non solo perché sono cose non normali, nel senso che non faremmo normalmente, in quel senso, non in un altro senso, sai, già chissà cosa. E la cosa bella è pensare come l'uomo sia arrivato a tutto questo, no? Io dico, noi usufruiamo e fruiamo spesso delle cose, dall'informatica al benessere, altre cose, e pensa anche a queste cose. Quindi pensavo, caro Luca, pensa a quanti esperimenti, quanti si sono schiantati per te, tanto che 5.000 lanci, le prime volte che si buttavano, per arrivare a manovrare un paracadute che ti frena da 200 rotti chilometri, allora arrivare a praticamente a planare, quasi toccando delicatamente il terreno. È fantastico come... Mi è venuto in mente la stessa cosa l'anno scorso, quando mi buttai col bungee jumping, che sai, quegli elastici che utilizzano sono cose pazzesche, veramente materiale che non ho idea della resistenza che hanno, ovviamente devono avere. E pensare che in realtà il bungee jumping nelle culture, direi forse in Amazzonia, non ricordo più, era una sorta di una prova di virilità, no? Di maturità, anzi,
e si buttavano con queste, come si chiama, con il caucciù legato alle gambe, quindi Sì, veramente che il più delle palle. volte si rompeva e ti infrangevi al suolo, quindi se farti capire che quante ne sono passate, cioè... Sì. È un Esatto. po' splatter questa puntata stasera. Esatto, un po' splatter. No, no, quindi, caro Luca, prima di mandare il brano, che poi sai se ci dirà qual è, appunto, non sappiamo, Già ve l'ho vorrei dire. mandato, già ve l'ho Ah, no, l'ho mandato. visto, sì, l'ho visto. E naturalmente ti volevo chiedere, quindi, la differenza, tornando al discorso iniziale, poi ci salutiamo, ci andiamo, no. Tra il bungee jumping, ovviamente domanda stupida, però la sensazione, no? Perché il bungee jumping hai il tuffo, no? Iniziale sul vuoto e poi questo elastico, appunto, questa ricaduta e risalita, no? Cosa senti nel momento in cui ti lanci? Che immagino che praticamente le budella ti arrivino sulla testa e dopo quando Ah, vieni Luca Yo-Yo. rimbalzi. Ma guarda, ti dirò, in Tu realtà è tipo yo-yo, anche in sai. quel caso non ci pensi all'elastico, al rimbalzo, in quel momento stai solo No, pensando che tanto che stai... se ci siano, ci siano, chi se ne frega, No, no? perché ti posso assicurare che in quel Lascia che mi momento la tua schianto. testa No. è concentrata, anzi se sei rimasto lucido, no, perché anche questo è da Sei vedere. rimasto lucido. No, io tendenzialmente sono sempre abbastanza lucido in queste cose, ma in quel momento tu sei solamente concentrato a... sei ancorato alla vita e ti stai chiedendo per chi te l'ha fatto fare in quel momento lì. E non sai neanche risponderti perché alla fine nessuno te l'ha fatto fare, sei tu che l'hai voluto. Quindi, no, Tu che... no, il bungee jumping, guarda, No, l'unica cosa dico... del bungee jumping l'anno scorso mi ricordo che... E a un certo punto ho perso un pochino la visione dello spazio e anche del tempo, no, più che altro dello spazio, nel senso che Questa era c'è una bella. manovra da fare, c'è una piccola manovra da fare, a un certo punto quando si è fermato l'elastico ti devi praticamente avvicinare con la testa, che sia testa in giù, ai piedi quanto più possibile, c'è una cordicella che ti aiuta in Sì. modo che non ti vada sangue al cervello, cioè non ti devi mettere in piedi, Ah, però almeno a sì. metà. Ecco, in quel momento mi hanno raccontato, e poi l'ho visto anch'io in realtà, me ne ero accorto, che ho iniziato questa manovra di risalita, diciamo così, quando in realtà stavo ancora saltando, cioè stavo ancora Giù e giù. rimbalzando l'elastico, perché effettivamente non mi ero reso conto che si era fermato, per farti capire. Mi sono reso conto guardando la colonna della torretta da cui mi ero lanciato che effettivamente non stava ferma, andava su e giù ed ero io poi che ovviamente andavo su e giù. Quindi sì, paradossalmente con il bungee jumping ho perso un po' di visione dello spazio, non mi Sì, rendevo sì. conto dove fossi. Però è veramente una cosa eccezionale, cioè veramente eccezionale. Come adrenalina me l'ha data paradossalmente di più il bungee jumping che il paracadutismo, sono due cose diverse, completamente. Però il paracadutismo per me è veramente molto più bello, lo soffri meno anche come paura e te lo godi molto di più perché dura di più, nella caduta di un minuto, a parte i primi 5-10 secondi che ti devi rendere conto cosa stai facendo, che sei un pazzo, però il resto è qualcosa di... È qualcosa di fenomenale. Cioè adesso raccontandotelo mi verrebbe veramente voglia di rifarlo, perché è veramente qualcosa di eccezionale. Cioè, questa caduta. Poi, beh, tu in tutto questo sei sempre concentrato quando sei in tandem al fatto che tu, vabbè, a parte che hai l'omino ancorato dietro, che poi ti mette a posto le braccia, le gambe, la testa, in modo che tu abbia una postura più aerodinamica possibile. E poi contestualmente c'è un altro che si è buttato poco dopo di voi, che ti sta filmando, perché è quello che ti fa il video, le Ah, giusto, è foto, vero, che è a certo. meno di Mi mezzo sono metro da te, perché dato veramente, esatto, sono a meno di mezzo metro da te, cioè hai visto la foto come l'ha fatta. E foto. Sì, quindi infatti. ti sfotte anche un po', sei beh. Gianluca è caduta. Comunque noi siamo collegati, lo dico, cari spettatori, anzi spettatori, ascoltatori e video spettatori, no, siamo in onda, Qua. caro Saiz, che mi stavo Sì. ascoltando. È tornato anche Gian, Sì, i sì. nostri racconti hanno fatto saltare la rete, quindi io manderei un brano finalmente e Sì, poi sì. siamo già arrivati alla fine, incredibile. Ah, che bello, abbiamo finito. No, Un quindi picchio scherzi a d'Oriette, parte. come sera, è bellissimo, cari amici, non ci domandiamo, ma che droghe usate qui? Specie dall'altra parte dell'oceano, vero, caro Luca? Allora andiamo a ascoltare il brano, giusto, Luca? Un Esattamente, questo attimo. brano che è della stessa band di prima. Un attimo. Luca, Sì. concludendo il discorso, allora, cosa possiamo fare? No, ti chiedevo questo perché gli unici paragoni che posso fare col bungee jumping, non tanto col È il paracadutismo, brucomela, no? esatto, volevo dirti questo, ma nel brucomela, quando vai su e poi vieni giù,
oppure ancora peggio, nelle montagne russe, tipo faccio un nome a caso, Gardaland, dove siamo stati tutti, oppure anche, non per far pubblicità, Movieland, dove è la, diciamo sempre sul lago di Garda, ci sono questi parchi giochi, dove sono stato diversi anni fa appunto con un mio amico e siamo andati su con questo amico collega, e ti posso garantire che, vabbè, a parte lì che ci sono i vari set e i vari cinema, c'era questa cosa, sai, che va su, che, e dopo ti spara giù di colpo. Io, la prima cosa che abbiamo fatto, mi sono rovinato la giornata, che mi sono sentito male fino a sera, perché poi dico non deve avere problemi di cuore, non deve avere problemi cervicali, non deve avere problemi di sovrappeso, io ce li ho tutti, praticamente, di pressione alta, di colesterolo. Ma guarda che non è che, ma non è che se ne fai, tu, se non è che poi si annullano tutti insieme, cioè non funziona così. No, no. Si decuplicano tutti insieme. No, ma la domanda mia è, ci ho lasciato praticamente ancora lo stomaco attaccato alle budella al cervello ancora da quella volta, che sono anche 6-7 anni fa. E quindi è la sensazione, penso, del bungee jumping, che di colpo ti butta giù in caduta libera questa cosa. Se la sensazione è quella, mi dispiace, amici miei, non potrò mai farlo, specie quando poi arrivi giù nella frenata, e lì è fantastico, perché senti che arriva, infatti, tutto quello che mi hai lasciato su, ti arriva da dietro, arrivano le budelle del cervello che ti sei arrivato prima, sai, come le cartoni animati. Allora, magari parti col paracadutismo, poi parti col paracadutismo, che comunque ti posso assicurare, sì, che sì, viene, sì, fatto, che tu, esatto, è più soft sicuramente. Esatto. Va bene, caro Saius, dalla regia siamo pronti dunque con questa bellissima cosa che andremo ad ascoltare, possiamo mandare il brano. Allora, caro Luca, il prossimo brano, lo so che lo sai anche tu qual è, svegliamo tutti gli altarini, e sempre per gli The Easton Ellis, giusto Luca? Ci vedo bene? Dove, esattamente. Sì, grazie anche qui, dalla regia mi aiuta, la vera regia, non quella di Science, che è pubblico non pagante, ecco qua gli applausi, grazie. Oh. E andiamo ad ascoltare Extras. Ma che dici, sai? Ma che lingua vai, ragazzi? Ma vai, che mandiamo il brano, l'ha detto il titolo, sì o no? L'ha detto. Certo, l'ho detto. Ma dove state, sai, fino adesso? Andate a Carfili. E vai col brano, che siamo tutti noi. Too fat, it's more of this and less of that.
perfection. Science Web Network, you're listening to this Italian web radio and web TV. You can hear it on www.sciusewebnetwork.it. That is www.sciusewebnetwork.it. You can hear us and you can listen to us in Italian language. So you can, if you want, you can have a fun, you can have a laugh listening to the Italian language. And so, welcome here on board. Thank you so much for coming out tonight. Stay on time with Science Web Network. Say you! Ok, cari amici, siamo in onda. Caro Luca, perché questa appunto anticipazione in inglese, che è un pezzo che faccio peggio? Perché ovviamente parliamo di Londra adesso, giusto Luca? Abbiamo gli ultimi 5 minuti. Posso? No, andiamo a letto, dai, che è tardi. Andiamo a Ma letto. Ma voi che dite? Andiamo a letto, sì, andiamo a letto, dai. Vai con Londra, pronto Radio Londra, pronto? pronto Londra. Qui in allora, New York. Luca, tu... Qui in New York, mi senti? Eccomi qua, vai. Ad Alcisi all'ascolto, Luca... vai. Arriva malissimo, prego, vai. Allora... tu stai soffrendo, Luca, ti puoi, diciamo, sotterrare sotto il tavolo e non farti più vedere. Per fortuna mi sta arrivando, non so per quale motivo l'audio non arriva benissimo, ma forse è una fortuna questa, sì. Guarda. E forse anche i cari amici web TV e web radio spettatori sono contenti. 22:56, minuti primi, ore italiane, CET, Central European Time, quindi dell'asse dell'Europa centrale, questo orario naturalmente che a Londra invece sono un'ora indietro, loro sono al centro del mondo, noi siamo al centro dell'Europa. E che dire, tu Luca sei mai stato a Londra? Sì, due volte, no, una volta, scusami, una volta. Allora l'hai vista, come ti piace, ti è piaciuta? Londra per me è una città, guarda, è tra le prime tre città più belle che abbiamo visto al mondo, ne ho viste diverse, anche come capitale. Ma raccontaci la tua esperienza a Londra. Ho finito la saliva questa sera, non riesco più a parlare, ho finito il numero di parole. Sì, poi tu dopo le 11 è il momento di abbiocco, quindi siamo già orari, quindi finiamo presto. Cadrà la linea alle 11, sì. Lo sapete. Bella questa tua risposta, queste prime tre città nell'elenco delle tue preferite, quindi quali sarebbero le altre due? In realtà sono un po' indeciso, nel senso che Berlino sicuramente fa parte di queste tre. E sempre a livello stavo pensando a livello europeo, in realtà il primo posto non so mai chi metterci fuori perché... Europa. No, ma anzi in Italia, guarda, per me la città più bella del mondo è sempre, sono sempre indeciso se metterci Napoli o Roma, sinceramente è sempre una grande indecisione, però e quindi le metto fuori classifica entrambe praticamente, allora dico sempre tra le prime tre. Sì, c'è anche Venezia che è una fuori classe comunque, se posso permettermi.
scusami. Sì, vabbè, Venezia ha la particolarità di... No, poi sicuramente, Era Venezia... pazzesco. Venezia l'ho vista Sì, tante volte, sembra uno spettacolo, assolutamente. sono stomacato, sono stufo, questo vuoi dire? No, è eccezionale. No, è sempre stupenda, sì. No, hai ragione. E beh, c'è anche Praga che è molto bella, se posso permettermi di Sì, aggiungere la Praga, lista. sono stato una Posso? volta, Sì. però non... Sembra l'elenco qua. Ce l'ho, sai, Sì, oppure ti no, perché sai che a sorvago, me ti metto. piace, anche a me piace girare quando posso, ovviamente. A livello europeo ho visto abbastanza, non tutto. Visto che ci sei stato non da molto, anche Edimburgo è molto bella, caro Sì, Luca, beh, dobbiamo dire. Edimburgo, sì, è anche più a misura d'uomo, è anche più piccolo se vogliamo rispetto a magari una megalopoli come Londra. Quindi sì, sicuramente. Poi beh, Attenzione sono andato in un che di periodo... Londra, Scusami. scusami Luca, se ti interrompo perché mi viene questo pensiero, poi lo perdo. Attenzione che di Londra, una cosa che ho apprezzato molto adesso, forse perché poi tornandoci dopo tanto tempo e soprattutto con la maturità di ora, perché ovviamente man mano che cresci hai anche una cognizione diversa delle cose, cominci a vedere più città, giri di più, quindi immagazzini più informazioni e sei anche più assuefatto alle bellezze, nel senso che non ti scuotono più di tanto dentro, se non proprio mozzafiato se ti toccano le corde interiori della sentimentalità che puoi avere. Ti è piaciuta questa cosa, ve l'ho detta bene. E quindi, Bellissimo, quello che guarda, mi ha, ho la grazie, pelle che pubblico mi si è pagante, catturata. pago io, è quello che mi ha colpito di Londra, sai cos'è stato? Sì, è una metropoli, però ha all'interno come se fosse tante piccole città e ci ho visto tutta Europa, Sì. nel senso che la cosa che mi ha veramente entusiasmato, a parte gli 12 milioni di abitanti e tutti molto rispettosi e corretti, perché ti posso garantire, parliamo di posta, caro Luca, alla stazione di London Victoria, in attesa, mentre facevo le mie cose alla cassa, mi sono girato un attimo per chiedere scusa perché mi sentivo anche un po' in dovere, sai, perché sono anche rispettoso anch'io, sensibile, delicato e cortese, e mi sono girato verso coloro che hanno detto, ah, nessuno si è mai permesso di passarmi avanti, anche se io ero là con la valigia, e cercavo di capire cosa dovevo fare. Quindi mi chiedevano se ero in fila, cosa che da noi non succede. Caro Luca, come tu ben sai, e io dicevo: no, no, prego, andate perché devo ancora capire cosa devo e voglio fare, tra l'altro. Per cui, questo per dire. Poi mi sono sentito anche in dovere, quelli che erano dietro, di girarmi e chiedere scusa se stavo tergiversando e perdendo tempo alla cassa chiedendo informazioni sui biglietti da fare, sulle cose. Beh, nessuno si è mai permesso di alzare la voce e dirmi si sbrighi, anzi, la risposta di tutti in maniera cortese e sorridente, uomini e donne che erano, era take your time, quindi prenditi il tuo tempo senza problemi. Stiamo parlando di una città di 12 milioni di abitanti, dove io potrei essere una mosca per non dire una M, ma no, che non è il mio cognome, ma Sì, non è una manguso, ma è una M di altro genere. E quindi questo già, quando sono arrivato, dico, beh. Ho capito anche perché mi piaceva questa città, per il rispetto fisico, no, delle distanze che hanno e soprattutto per questa loro cortesia che c'è, dove sicuramente di londinesi non ce ne sono neanche più, come dire un romano a Roma e un veneziano a Venezia. Ma poi la cosa bella, cara Luca, man mano che poi arrivavo dall'aeroporto, stavolta ho preso l'autobus verso il centro città e fai tutto questo giro dove passi davanti il Big Ben, i soliti monumenti storici e comunque tradizionali, e veramente ti affascina man mano a ogni angolo. Poi a me piace. Perché è diversa dalla mia cultura anche questo stile british, elisabettiano anche, no? Degli edifici, delle case, dei mattoni a vista, molto cupo in certe sue sfumature, molto tetro anche in certi sobborghi, perché ovviamente là vedi anche il passaggio della rivoluzione industriale, no? Dei secoli precedenti, vedi anche la storia nella storia, ma l'evoluzione della storia, cioè uno sguardo al passato ma sempre fissi verso il futuro, no? Quindi anche la tecnologia all'interno della storia. Sì. Una città megalopoli, metropoli, tutti i palazzoni alti che hanno costruito in questi ultimi decenni, poi c'è stata la prima volta 22 anni fa, non c'erano. Ma è un affascinante giro veramente di storia. Poi anche la Tower of London Bridge, hai presente, che ha questi Sì. colori pastello, un po' sfumati. Poi questo cielo che la cambia sempre, no, la temperatura del clima è purtroppo è quello che è. Anche noi qua possiamo lamentarci perché fa schifo pure il nostro in pianura padano-veneta. Naturalmente umido e soprattutto cambia in una giornata veramente puoi avere le four seasons, cioè le quattro stagioni È intere vero, è vero. e lì è bello perché comunque sia dall'autobus vedevo
una cosa medievale in mezzo alla tecnologia, ma con rispetto, non so come dire. E poi in stile British, ti deve piacere. E poi il fatto stesso di sapere che sei nella patria della musica, della cultura, perché loro hanno veramente la cultura, cioè il rispetto della cultura, che noi non abbiamo, e dispiace. Perché, caro Luca, come ti dicevo anche l'altra volta, più vado all'estero, più apprezzo e stimo il mio paese. Ma non stimo, forse è una parola troppa, ma capisco anche quanta bellezza noi abbiamo tralasciata. E il sud in particolare, io parlo della Sicilia sempre, che è il paradiso terrestre, però l'inferno in terra. Esatto, Perché ci sarebbero. e con questa frase, Chiudiamo e me ne mi vado. piace questa frase. Ciao Luca, 23.03 mi tiene qua fino a domani. Che dire di Londra? Andate se potete, non faccio l'ufficio di promozione turistico di Londra, andate al Ronnie Jazz Cot, come si chiama così, non me lo ricordo, il tipico locale dove fanno jazz e soprattutto rock, poi là c'è la cultura rock, ci sono parecchi Eh già. pub che suonano, che fanno musica dal vivo, se avete la fortuna di trovarli, io non li ho avuti perché poi mi andavo a letto presto e quindi non ho avuto la fortuna di vedermi i concerti, infatti era un po' una delusione non potersi andare a vedere qualche bel concerto. Birra se vi piace ce n'è a fiumi, io non bevo, non fumo, quindi mi dispiace, non posso consigliarvi, Luca lo farà per me, però i pub sono sempre stupendi. Andate. Merita davvero tanto, una città che si può vedere anche in un weekend correndo come pazzi, si cammina tantissimo, la metropolitana è una cosa fenomenale, non vi potete perdere neanche se volete perché come sempre è tutto segnato, segnalato in maniera vistosa e chiara e facile da prendere se poi uno ha un minimo di senso di orientamento e si guarda la cartina, è molto semplice e facile, ha un'estensione di 60 km per 80, 12 milioni di abitanti, 500 metri quadri, gli affitti costano 1500 pounds, cioè lire sterline, ovvero 1.800 euro se siete fortunati in un posto in centro, naturalmente posto letto. Poi che dire, sono informato bene, Abbastanza. quindi non potremo andare a fare i camerieri a Londra. E quindi, caro Gian, No, dopo questa cartolina, che più non che ve una ne devo cartolina, una, questa recensione che ci hai sì, lasciato questo di Londra, è un album, un album, questo è un esattamente. calendario. Io ho raccontato un po' la mia esperienza di vita, se vogliamo, del paracadutismo e anche un po' del bungee jumping l'anno scorso. Tu ci hai raccontato questo album di Londra, Buona scusa, Saius io e ho detto Saius, scusa, e quindi. scusa Saius, però l'ho detto Esatto. bene. Esattamente, no, assolutamente sì. E quindi, detto questo, sono già le 23.05, quindi dobbiamo scappare per ovvi Non motivi. abbiamo ospiti, non facciamo 23.40 come sempre, tagliamo Esatto. mezz'ora prima. Sì. Esattamente, Va quindi bene. intanto do io i miei saluti, poi ovviamente voi farete lo stesso, mi auguro. Ciao. Ciao Voglio Luca, salutare. ciao, ciao. Ciao. Vorrei salutare Grazie. tantissimo Marco che questa sera ci ha tenuto compagnia in quest'oretta, poco più. Visto Marco sono sopravvissuto, spero che tu possa apprezzare questo. Io lo apprezzo più di te. Esperienza veramente unica, Marco, che io ovviamente spero che tu un domani possa fare perché è eccezionale. Ti rimane veramente nel Grazie cuore. Luca. Do Digli che mi porti la anche a me quando la farà. Esatto, non sarebbe male se andaste insieme, se ci si fa coraggio a vicenda. Magari Quindi io faccio buonanotte, l'istruttore. buonanotte a te Gian, grazie che sei tornato alla base, buonanotte a Saius che rende possibile tutto questo, buonanotte anche al tuo pubblico personale che hai Gian lì allo Spesso lo Studio 2 e ovviamente un Nessuno saluto, un grande ringrazio abbraccio, esatto, e anche chiedo un l'applauso, intervento. grazie. Un grande Grazie. abbraccio a tutti gli ascoltatori e video spettatori, quello che si sono collegato, che si collegheranno sul podcast che Sites nei prossimi 2 giorni creerà e quindi darà modo di riascoltare, se volete, questa puntata. Quindi buonanotte a tutti, ciao. Già. Caro Un caro Saius, come saluto da stai? parte di Saius. Vai Gian. Zaiut. Zaiut. Infatti Zorro Zaiut. firmava con la Zaiut. Z perché diceva sono Zaiut. Però Zaiut non ha la maschera nera, col costume nero, il mantello nero, no, vero Una Luca? Mi della prossima pare puntata, dai. che. Esatto, con la Z di Zaiut. Vai Saiuzzolo, siamo rimasti tu e io, Luca si è messo in No, disparte tra. Luca è in disparte. No, io ho salutato tutti quanti. Faccio un semplice saluto a tutti quanti, un ringraziamento per chi ci ha ascoltato, al tuo pubblico privato che c'hai. Un caloroso abbraccio. Anche un Tu caloroso sei il pubblico abbraccio privato. che E quest'altro fra viene qualche giorno, distrutto. perché chiedo scusa per l'inconveniente tecnico,
che c'è stato, non dovuto da noi, ma da quelle schifo di linee che, no, dalle schifose linee che abbiamo in Italia. Bye bye, vai Gianluca, chiudi. Ma che detto hai tutto questo? Noi ci chiediamo. Allora, cari amici web radio ascoltatori e web spettatori, per chi ci ha seguito anche in video, vi ringraziamo per averci seguito. Sono le 23:08 minuti primi, ora dell'Europa centrale, ora italiana. Siamo contenti che la nazionale ha vinto, speriamo continui, e diamo un caro saluto a tutti i nostri amici connazionali all'estero. Siamo con voi, tenete alta la nostra bandiera, fateci fare bella figura, noi vi abbracciamo veramente calorosamente da tutto il mondo, ovunque voi siate, qui nei paesi confinanti vicino al nostro, in Europa, ma anche al di là dell'oceano e negli altri continenti. Vi abbracciamo veramente di cuore, un saluto al nostro splendido stivale, al nostro splendido paese, partendo come faccio sempre, caro Luca, era un pezzo che non lo facevo, dai nostri amici dal sud, parto sempre dalle isole della Sicilia, mia cara amata, saluto tutti gli amici che ci ascoltano da lì e naturalmente anche gli amici che magari mi conoscono dalla Sicilia, risalendo questa splendida nostra penisola, spesso martoriata e dimenticata da noi stessi che ci abitiamo, dalla Calabria, appunto la Campania, Napoli, splendida città, Roma, fino a venire qui al nord, passando per Firenze, Bologna e il mitico e grande Veneto, dove siamo noi, io e Saiuz, che siamo rimasti soli soletti sopra la linea del Po, finché non ci mandano appedati a casa, caro Luca, invece tu sei oltre la linea gotica, puoi restare lì. E quindi un caro saluto a tutti gli amici, un abbraccio a tutti coloro che ci ascoltano, grazie per essere con noi, ben presto anche noi chiuderemo i battenti, come facciamo spesso per il mese di agosto, per dare un po' di respiro e pace anche a voi che ci seguite. Grazie ancora, un abbraccio e forse ci vedremo, forse, lunedì prossimo. Vero, no, caro forse Luca? Tra due lunedì, esatto. O forse tra due lunedì, esatto, lo decideremo andando. So, ladies and gentlemen, welcome to stay here tonight with us and see you. Good night. Thank you so much. Bye. Buonanotte. Buonanotte.